Ieri, presso l'Hotel Serenella, sito in via San Marco ad Agropoli, si è svolta la quarta tombolata di beneficenza. In memoria dell'avvocato Saverio D'Ambrosio, è stato consegnato un ecografo per la diagnostica ecografica delle lesioni mammarie. Per l'occasione è stato presentato anche il progetto POST, con la presenza di staff medico. L'evento è stato organizzato dalla Croce Rossa Italiana Comitato Agropoli del Cilento e dalla FIDAPA BPV Italy, Federazione Italiana Donne Arti, Professioni ed Affari. La serata di solidarietà si è svolta all'insegna di musica e divertimento, con diversi giri di tombola. Io però, quando ho iniziato la professione, ho avuto la fortuna di conoscere Saverio, lo conoscevo già da prima, e quindi, che dire, lo conoscevamo tutti, una persona schietta, sincera, vera, verace, non adulava né colleghi né giudici, era severo, però una persona davvero che era una fortuna che incontrarlo come amico, come collega, quindi, e credo che lui anche stasera accenna a quel sorriso, lui era sempre sorridente. E quindi voglio ringraziare Alfonsino e Giusi, perché non è da tutti trasformare il dolore in queste cose, è davvero una cosa molto bella. Un vuoto in una famiglia così grande, farlo diventare invece una cosa che riempie invece un qualche cosa, un'associazione di grande valore come la Croce Rossa, quindi 4 anni di raccolta, di impegno, e quindi un'attrezzatura che serve, un'attrezzatura che ricorda un amico, un'attrezzatura che fa prevenzione. Voglio dire, la Campania, vedete, ha bisogno di prevenzione. Noi siamo la regione che, per quanto riguarda gli aspetti tumorali, ha un'incidenza altissima. No, ma poi non c'entra l'incidenza del tumore, si vive di meno con il tumore, quindi noi riusciamo a fare meno prevenzione, cioè ci accorgiamo prima. E quindi queste attrezzature che a volte in mano delle associazioni di volontariato fanno più delle strutture pubbliche.